Salve a tutti! Siamo arrivati alla terza e ultima parte della nostra chiacchierata con Giancarlo Minardi. In questa terza parte della mia chiacchierata con Giancarlo Minardi parleremo di un argomento che, secondo la mia modesta opinione, è affrontato molte poche volte. Oggi si parla di noi appassionati, di noi tifosi di Formula 1. Qua devo ribadire un concetto. Io odio ripetere le stesse cose più e più volte, però faccio delle eccezioni. E forse la più grande delle eccezioni è quando ripeto che in Formula 1 bisogna tifare per qualcuno, non contro qualcun altro. Però Giancarlo, forse hai notato che oggi, non so, sotto il palco delle premiazioni si sentono sempre più forti i fischi. Poi, per non parlare di tutto quello che puoi leggere sui vari commenti, sui più disparati articoli che parlano della Formula 1. Sembra proprio che ci sia come una cultura d'odio che pian piano sta arrivando alla ribalta. Secondo me il senso della Formula 1 è tifare per le corse. Poi, se vince quello che ci sta più simpatico, siamo tutti contenti. Però se vince quell'altro, non vuol dire che dobbiamo tifarli contro. Cosa ne pensi? Tu pensi che la situazione stia andando pian pianino fuori controllo, che sia ancora salvabile la posizione che vediamo, o stiamo proprio sbagliando strada? Ma questo probabilmente è un po' colpa di tutti quelli che vogliono creare dei miti, vogliono creare degli antagonismi, vogliono creare delle piccole battaglie che magari non esistono realmente in pista. Purtroppo l'avvento moderno, i siti, internet, WhatsApp, tutto quello che di moderno c'è, io sono un po' vecchio, hanno un po' degenerato quello che è l'informazione, perché oggi chiunque si può permettere di scrivere un articolo, difficilmente viene sconfessato perché, o perché non vale la pena o perché non ci sono strumenti per poterlo sconfessare, e quindi devo dire che il giornalismo rispetto ai miei anni è un po' cambiato, è un po' degenerato in un certo senso. Mancano le firme storiche che hanno vissuto, un po' per l'anzianità, un po' perché il mondo va avanti, e che hanno vissuto la storia degli anni 60, 70, 80, perché io insisto che non c'è un presente e un futuro se non ci fosse stato un passato, e per cui nel passato anche quello che tu stavi dicendo, nell'automobilismo non c'è mai stato il tifo come nel calcio, non ci sono mai state gente che si è presa a botte se non perché avevano bevuto una birra in più, perché difendevano un pilota a discapito di un altro. È più diventato negli ultimi periodi, però è ancora gestibile, è ancora, secondo me, un mondo abbastanza, l'abbiamo vissuto domenica con Russell, cioè il mondo tifava Russell, poi indipendentemente che fosse Mercedes o Ferrari. Chiaro che se vinceva Leclerc, una buona fetta, che perché la storia dell'automobilismo molta l'ha fatta da Ferrari, avrebbe goduto. Però domenica abbiamo vissuto, almeno letto e seguito, che il mondo intero ha tifato per Russell, perché ha dimostrato alla prima gara di avere delle qualità fuori del comune. Per cui, per fortuna, un po' è cambiato rispetto ai miei tempi, ma è ancora recuperabile. Non c'è il tifo del calcio dove vanno con i bastoni di legno e ti danno le botte se tu non tifi per la squadra o sei contro la tua squadra. Certamente una politica di informazione
più asettica, più neutrale, probabilmente renderebbe meno feroce il tifo verso il proprio protetto, la squadra protetta, e probabilmente se ci fosse più cambi nell'arco degli anni di un pilota che cambia più squadre, ci sarebbe probabilmente anche meno diatriba tra i vari costruttori. Adesso mi è venuta in mente una cosa. Penso che abbia notato pure tu che l'appassionato e tifoso medio oggi si lamenta della complessità della Formula 1. Certo, ci sono regole sportive, ci sono regole tecniche, abbiamo le regole finanziarie, per non parlare, per esempio, delle strategie. Che ne pensi? Non è compito nostro, compito dei media, spiegare le cose che succedono nello sport. Certo, è più facile dire al pubblico che sono cose complesse, non le capirete mai. Però, secondo me, si sbaglia. È possibile dare una spiegazione semplice, eppure argomentata, così tutti potranno capire meglio cosa succede. Ti do un esempio. Come ben sai, mi diletto per gioco, per scherzo, a fare delle telecronache su Facebook, una roba riservata a quelli che seguono il mio canale. Però, sempre per gioco, faccio pure le mie personali previsioni delle possibili strategie per la gara. Prima dell'inizio della corsa, con i miei appassionati discutiamo delle mie previsioni e di quelle che rilascia la Pirelli. E non per vantarmi, lo faccio per gioco, ma io delle quattro che le faccio, di solito ne becco tre. Il problema è quello che ci dà la Pirelli, delle tre che ci mostra, forse ne becca una. E qua voglio ribadire un'altra volta che io le mie previsioni le faccio per gioco e divertimento. E sono conscio che la Pirelli ha tutti quei dati che io non vedrò mai. Però penso che molti appassionati siano confusi guardando quelle previsioni che sono pubblicate prima della corsa e poi, seguendo la gara, vedono che non sia vera. Hai toccato un tasto che condivido, nel senso che oggi è estremamente difficile raccontare la Formula 1. Noi in Italia, oltretutto, sì, è monocolore, molto rossa l'informazione, e soprattutto è difficile fare quelle analisi che tu stai dicendo, che bravo se le fai anticipatamente, per cui la gente si rimette a quello che dice Mario Isola nel caso della Pirelli, il quale è in difficoltà a raccontarti la verità, perché lui c'ha in mano gli strumenti, c'ha in mano tutto quello che può accadere e succedere. È chiaro che non te lo può anticipare, perché sarebbe scorretto per l'informazione. Quello che io sostengo è che una Formula 1 più libera probabilmente ti permetterebbe di essere meno legato ai cambi gomme, meno legato alle strategie che oggi fanno la differenza in Formula 1. Con questo oggi, con una monogomma e con un'esasperazione dal lato tecnico, è chiaro che una strategia azzeccata, può fare la differenza. Però se noi abbiamo che gli ingegneri, che sono bravissimi, tu pensi che dal 2020 al 2021 hanno fatto il conto di cavare o di ottenere 10 punti in meno di carico aerodinamico? Mi giungono voci che alcuni team, uno su tutti la Mercedes, ha già recuperato oggi quello che è il gap che avevano cercato di fermare per diminuire i rischi, la pericolosità e quindi le prestazioni sul giro, tant'è vero che la stessa Pirelli è corsa ai ripari per cambiare la struttura delle gomme, onde evitare che delle gomme costruite 2 anni fa diventino per quello che è l'evoluzione tecnica dell'automobile.
della vettura, tant'è che anche quest'anno in alcune occasioni i problemi che hanno dato le gomme in pista non preventivati hanno fatto sì che è una gomma del 2019, deliberata alla fine del 2018, quindi l'evoluzione tecnica della macchina ha messo in difficoltà quello che era lo standard delle gomme costruite. Quindi io credo che la prima cosa sia spiegare meglio quello che è la Formula 1 di oggi, che ripeto, l'hai detto tu e io lo sottolineo, non è facile. Non è facile perché si va dalle strategie, si va dalla differenza di gomme, si va dalle power unit, si va dal fatto che con tre motori si fa una stagione. Ai miei tempi si usava un motore un venerdì, uno il sabato e uno la domenica, con dei budget anche loro abbastanza pesanti e con dei chilometri che non potevi superare i 310 chilometri, quando un Gran Premio mediamente è 306 chilometri. Quindi il mondo è cambiato un po', va spiegato tutto questo, non è facile da spiegare. A mio parere bisogna avere alle spalle un background di anni di esperienza vicino alla Formula 1 e non è facile stare sia aggiornati e seguire questa Formula 1. Questa era la mia ultima domanda. Voglio approfittare di questa occasione per farti i miei migliori auguri per il 2021. A te e a tutti i tuoi cari voglio augurare un sereno Natale e resta così come sei, perché tutti noi che amiamo la Formula 1 abbiamo bisogno di gente come te. Ti ringrazio, anch'io ti ricambio tanti anni e quindi spero che tu faccia un sereno Natale, ma soprattutto abbiamo tutti bisogno di avere un 2021 migliore del 2020 per tanti motivi, sia professionali, familiari, eccetera. Ti ringrazio Giancarlo e ti ringrazio del tempo che ti sei preso per rispondere a queste mie semplici domande. Soprattutto a questo tipo di domande sono disponibile, perché vedi, oggi tu hai fatto una cosa, un'intervista che onestamente è un po' che non faccio, perché abbiamo affrontato i problemi della Formula 1, affrontato i problemi attuali e passati. Oggi più che altro ti chiedono cosa pensi di Hamilton, cosa pensi di Leclerc, è finito Vettel, forse non era neanche mai cominciato, cioè non si affrontano i problemi come stai affrontando te, quindi ti faccio anche i complimenti per il tipo di domande che mi hai fatto. E dopo tutto questo, confesso, sono rimasto senza parole. L'unica cosa che posso aggiungere, grazie per la vostra attenzione e alla prossima.